Retro però sicuramente. con gusto. Assolutamente, qua infatti mi ispiro al progetto Non Solo 70. E che ovviamente è capitanato dalla più brava e dalla più bella. Indovina un po' chi è? È la Brunella. Ah, brava, è già in studio? È al telefono. È al telefono, purtroppo. Ciao. E se la ride? Che se la ride, sì, ma sì. Ci abbiamo messo un po' per arrivarci, però. Buongiorno Brunella. Buongiorno. Come sei tu, bella sveglia, nonostante il sabato sera anche fai delle seratone e infinite, ma tu sei sempre bella sveglia e pimpante, certo, brava. È sufficiente non andare a dormire proprio, fare come si diceva una volta, infinito. Ecco, è quello. Guarda che segreto. La Brunella Ugolini è una tigre della notte. Lo so. Tu se la vuoi trovare la notte, lei produce la notte, lavora la notte e di giorno. Esatto. Oh, detto così, Brunella, insomma, parliamone. Ma no, ma lo sanno tutti che Brunella è una DJ, una vocalist, vocalista, dillo bene. Ma no, non è vero, tu lo dici così. Brunella, allora, nella pagina progetto Non Solo 70, quello che vedo adesso in TV. Esatto, brava, infatti volevo invitare proprio chi ci ascolta ad andare a visitare questa pagina, a cliccare mi piace. Allora, quello è un progetto, cioè la pagina ufficiale che si chiama solo Non Solo 70 e lì puoi cliccare mi piace. Questo è un progetto Non Solo 70, è un profilo come Brunella Ugolini, come il tuo Claudia Lelli. Quindi bisogna chiedere l'amicizia. No, bisogna mettere mi piace. Non è vero, bisogna chiedere l'amicizia a progetto Non Solo 70, sì. Sì, no, quello è un profilo, l'altro è la pagina ufficiale. Okay. Invece andate sul mio profilo Brunella Ugolini e trovate un po' di album dove ci sono tutte le foto delle ultime. Quanto serate. Corri Brunella, corri troppo, non ti stiamo dietro. Non mi state dietro. Questo invece ok, l'abbiamo trovato, questo è il gruppo, va bene, siamo un po' in ritardo. Bravo. C'è il satellite stamattina, bravo, con un po' di latenza. Serate dei nostri eventi. Senti Brunella, a parte gli scherzi, dove sei stata ieri sera? Anzi, dove siete stati con Non Solo allora, 70? Ieri sera, come dicevamo domenica scorsa, poi ne abbiamo parlato, c'è stato questo evento a Calcinelli di Saltara, in provincia di Pesaro Urbino, ma molto vicino a Fano, Remember Boomerang, esattamente al Verve Disco di Calcinelli. Famoso Verve. Appunto, perché una volta si chiamava Boomerang. Abbiamo rivissuto tutte le emozioni del passato degli anni 70, con Fabio Evangelista DJ in console e tra l'altro insieme a noi c'erano due cari amici che sono due DJ che appunto si occupano della prima parte della musica degli anni 70, quella che ci ha ricordato un po' la Baia degli Angeli e così via. Li saluto, sono Sergio Massanelli e Walter D'Angeli che hanno fatto proprio la prima parte della serata, ecco quello è l'invito, quello che stai mostrando. Sì. In questo momento, insieme a Non Solo 70, Fabio in console, la sottoscritta all'animazione. Io approfitto un attimo per ringraziare tutti quelli che sono stati con noi ieri sera, perché veramente abbiamo rivissuto proprio quella che è stata la musica di quegli anni, con amici che magari non vedevo da 30 anni, che negli anni 70 con me ballavano invece, io ero in pista a ballare al Boomerang, quindi abbiamo proprio... Che le emozioni insomma sono arrivate una dopo l'altra, le abbiamo vissute tutte fino in fondo. Che bello! Sì, quindi io li ringrazio veramente tutti. È stata una bella serata, quindi la ripetiamo il prossimo mese. Adesso la data poi dovremo saperla ancora, dovremo avere delle conferme. Comunque probabilmente fra la fine di marzo e i primi di aprile saremo di nuovo insieme, sempre per un altro Remember Boomerang. Bello questo Brunella di Montalcino che vediamo. Di Montalcino, questo invece è un regalo che mi è stato fatto dagli amici di Sant'Angelo in Vado qualche settimana fa, per la seconda edizione di Saturday Night Fever. Carino. E Brunella di Montalcino è un vino buono, importante, quindi mi fa onore, sono contenta, grazie. Bruni, ascolta, visto che sei sempre così inossidabile, volevo sapere se hai, non so, hai una partnership con il Seedol, no? Quel prodotto... Ma pensa che domanda. No, vabbè, la Brunella è veramente... Oh, c'ha una grinta. Assolutamente sì. Come fai? Non lo so, cioè, io uso il vecchio Minio, la cerugine. Ecco. Senti Brunella, anche un po' di vernice. Ok. Quali sono i tuoi prossimi impegni? Dunque, qui a domenica. Dobbiamo rimandare tutto sabato 22, fra 15 giorni. Sabato prossimo, vabbè, festa privata, quindi è privé e non ve lo posso dire. No. Giusto? Certo, beh no, se è privé. Invece fra due settimane, il 22. Sì. 22 febbraio saremo insieme all'Associazione Culturale Cluentum Piedi Ripa,
appunto di Piedilipa di Macerata, sì, insieme a noi di Non Solo 70, abbiamo organizzato un evento che comincia comunque molto presto, già dalle 22, e si chiama Una Stella Filante per la Vita, quindi una cosa in beneficenza, la quale ovviamente teniamo molto, perché sono sempre cose che ti aprono il cuore. Insomma. Certo. Una Stella Filante per la Vita, festeggiando il Carnevale, e ci saremo noi con la musica. Molto bene. Naturalmente tanti dolcetti del periodo carnevalesco, proprio della tradizione del Carnevale, esattamente sempre a Piediriva di Macerata presso la pasticceria Filoni, che ah, beh, è molto famosa, che fa cose buonissime, è vero, quindi la si conosco. Mangia, si brinda e si balla, si balla, e lo faremo in particolare per l'associazione oncologica maceratese Onlus, che appunto opera all'interno dell'ospedale di Macerata. Molto sono bene. Molto contento quindi di questo, perché è un tema molto sensibile. Assolutamente. Proprio Brunella, adesso non voglio mettere tristezza, comunque però una considerazione va fatta, mai come in questo periodo qualcuno ha a che fare con questi problemi in famiglia. Sono tantissime le persone che direttamente o indirettamente ne sono coinvolte, quindi fai bene a sostenere una serata di questo tipo. Molto bene. Quindi ricordiamola, sabato 22. Sabato 22, esatto. Perfetto. Ci troveremo lì e ovviamente cominceremo presto, perché Una Stella Filante per la Vita è un appuntamento, insomma, che deve cominciare presto per permetterci di fare sentire gli anni 70, gli anni 80, certo, 90, insomma, quello che è il normale repertorio di Non Solo 70. Veniteci a trovare, più siete e meglio staremo, perché appunto c'è questa cosa molto importante nei confronti dell'associazione oncologica Onlus Maceratese, ripeto. Bene, quindi io vado a prelevare Cristiano nella sua casetta e me lo porto su. E lo porti lì tanto dalle 10 di sera. Esatto. Fino alle 11:15, non ci si addormenta sulla poltrona. Appunto, per cui possiamo quindi anche devi arrivare tra le 9 e le 9 e mezza. Ah, ma io vengo a prenderti alle 8:15, ecco, appena hai finito di sparecchiare. Dopodiché ti porto, porto a Piediripa. Togliamo i 4 salti in padella in una poltrona e poi balliamo io e la Brunella. Tu, allora, la Brunella e Fabio Evangelista col progetto Non Solo 70 arrivano tra 2 minuti su Radio Center Music, sì, 99 e 100. Rimanete qui con per noi, la provincia, quindi, di Ancona. Sì, ovviamente c'è anche lo streaming dal sito etvmarche.it. Brunella, mi sono dimenticato qualcosa? No, più che altro stavo pensando io se mi sono dimenticata qualcosa. Hai ancora 10 secondi. L'associazione culturale Cluentum Piediripa, che insieme a noi organizza questa cosa, insomma, salutiamo gli amici della Cluentum Piediripa. Assolutamente, che si è adoperata, sì, per trovare la location, eccetera, eccetera, per divulgare, come sto facendo io in questo momento, la data esatta e invitare tutti a venirci a trovare. Molto bene. Penso, sì, di aver detto tutto. Ringrazio voi che siete sempre dei tesorini. Ringrazio Cristiano Vaccaroni, tra l'altro. Scusami, Claudia, un attimo. Assolutamente. Ma, sai, una piccola svelinata, perché lui è il nostro mega tecnico. È sai, vero, è vero. No, senza, no, è vero. Super mega. Che sta facendo senza adesso di lui. No, non no. 70 nella versione radiofonica. Senza di me la radiofonia non martigiana saremo in onda. No, non saremo in onda. Non sareste in onda, no, voi. Assolutamente. Non sarei in onda io in questo momento. Sareste tutti in gondola. Ma non avrei il mio vabbè studio privato in casa, il mio home studio. Pure. Dai, Bruni, non svelare tutto, su. Sta diventando rosso, eh? No, già. Aspetta un attimo. No, che dobbiamo chiudere, ragazzi, siamo fuori tempo. Intanto, ciao Brunella, grazie. Buona domenica allora. Un bacio grande a tutti e due, veniteci a trovare il 22 febbraio. Ciao. Senz'altro, ciao, un bacione. Ciao Bruni, ciao, grazie. Grazie, grazie. Benissimo, ringraziamo anche Brunella Ugolini, tra poco in FM proprio con Non Solo 70 su Radio 70.